Sparisce, magari guardo un video ASMR, ascolto una canzone.
Mi sto
Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luna per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Na, 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 na. E guarirai da tutte le malattie. Boh, mi ricordo queste frasi, forse perché anche Giulia era malata, di malattia molto grave, quindi mi ricordo, cioè mi vengono in mente forse per questo. Poi ho anche un po' paura che la posso perdere perché la sento sempre passano e questa cosa mi fa stare molto male, però vabbè, io voglio essere sincera con voi, ma non voglio rattristarvi, però io lo scriverò all'inizio del video. Chi apre questo video dovrà avere il coraggio e la forza di mettere alla pari il proprio cuore con il mio, altrimenti può anche chiuderlo. Poi vediamo se c'è qualche altra canzone che mi viene in mente, mi farebbe piacere cantare. Non voglio altro che un sorriso grande. Non voglio. Ok. Non voglio altro che un sorriso grande, anche se piangerai. Lo sai che dopo la notte c'è un sorriso grande. Fuori c'è il sole. Oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore. Te lo ripeto da un po', oh, in un attimo è sparita tutta la paura, tutta la fatica. Mi sento innamorata di questa vita. E resto in strada a cantare, mare, mare. E pensavo che. Vediamo se me ne viene in mente un'altra. Sto facendo proprio a caso, è completamente a caso. Se ho qualche canzone, poi rischio di cantarvi sempre le stesse, forse. Mi piacerebbe avere il testo di qualcuna di Emanuele Aloy, bellissime quelle sue. Oppure vediamo chi mi viene in mente. Ok, vediamo se mi ricordo questa. Io vi sto cantando per come si sente il mio cuore. Io sono partito. Lungo viaggio, lontano dagli errori e dagli sbagli che ho commesso. Ho visitato luoghi per poterti rivedere e più ti allontanavi, più sentivo di star bene. E respiravamo a lungo, però io camminavo. Sognando ad occhi aperti, un traghetto e vedevo di dentro il mare i tuoi riflessi, le luci dentro a un porto sembravano lontane ed io che ti aggredivo na 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 na, e respiravo a lungo, la barba mi cresceva, nascosti giorni interi senza dire una parola. Adesso un vuoto, non mi ricordo il ritornello, ma secondo me era la parte più bella. Mi dispiace, scusatemi. Adesso mi viene da piangere, sto piangendo in realtà, ma per fortuna sono bendata e non mi vedete. Forse una canzone che vi viene in mente di Elisa. Un passo da possibile, un passo da me, paura di decidere, paura di me, tu
so, eppure sentire dei fiori in fondo a un pianto nei cieli lucubrato c'è. Non mi ricordo le parole. Un senso di te. Adesso probabilmente ci farete l'abitudine nel vedermi così con la copertina. Vediamo se c'è qualche altra canzone che mi viene in mente che... Non lo so, possiamo cantare insieme. Ok, facciamo l'ultima, dai, perché me la sento tantissimo. Una canzone di Giovanni Cacca. Festival di Sanremo 2017 mi sembra. Ritornerò da te, bellissimo. Questa è la mia, una delle mie canzoni veramente preferite che ho imparato e rimparato, a cui veramente tengo tantissimo. Scusate per le mie condizioni, non so come mi vedrete, ma scusate, però sapete che ci tengo molto al cuore, non all'estetica. Ok, la cantiamo insieme perché è pazzesca, ve lo giuro. Mi raccomando, non skippate il video. Tu. Stasera sono qui e vorrei donare un senso alle parole per capire in questo mondo come vivere lontani senza perdersi. Immagina di noi l'inverno simile, un posto surreale dove vivere e poi perdersi. Immagina che niente possa ucciderci. Parlami di te come non fossi stato mai lontano. Tornerò da te con questo cielo in mano. Ritornerò da te, parlami di te come non fossi stato mai lontano e tornerò da te con questo cielo in mano. Ritornerò da te. Tu. Ci sono, scusate un sacco per le condizioni, i miei capelli e tutto, scusatemi tantissimo, e anche un po' pianto, quindi ho un po' gli occhi tipo sono rovinati, eh. Grazie di cuore. In realtà non è stato un podcast semplice, anzi soprattutto diciamo che vi ho raccontato due cose, però aprendomi moltissimo con per esserci stati, e se volete un'altra puntata di questa tipologia di podcast che mi è venuta in mente ASMR, fatemelo sapere perché mi farebbe veramente piacere, e ricordatevi di lasciare un commento qui sotto dicendomi cosa ne pensate di questo video, perché vorrei questo come regalo di Natale, non altro, sarebbe veramente una cosa di più bella. Scusate per alcuni rumori, per alcune cose, non sapete quante volte ho stoppato, quante volte mi sono arrabbiata perché passavano persone, macchine, ma abbaiavano, vi giuro. C'erano un sacco di rumori in realtà in questo video che se riesco toglierò, e se non riesco pazienza, però vi chiedo già scusa. E vi dico anche che grazie per chi ha seguito, se lo ha fatto, il consiglio di vedere questo video tipo addormentandosi, tornando da lavoro, da scuola,
visto